Vediamo adesso brevemente Masaccio, che fu uno dei più geniali innovatori e dei più alti interpreti della forma di rappresentazione realistica. Non ci soffermeremo molto, perché trovate un video di approfondimento su Masaccio nell'area riservata agli utenti iscritti del nostro sito. La prima grandiosa testimonianza della pittura di Masaccio sono gli affreschi della Cappella Brancacci nella Chiesa del Carmine a Firenze, che gli studiosi pensano che probabilmente siano stati inizialmente affidati a Masolino, un pittore di tendenza tardogotica. I due furono così messi a lavorare insieme, anche se con diverse interruzioni, e poi ad un certo punto Masolino partì per lavorare in Ungheria e Masaccio restò da solo ad affrescare la cappella. Poi il committente, Felice Brancacci, fu cacciato da Firenze per il prevalere della famiglia dei Medici e i lavori furono terminati parecchio tempo dopo da Filippino Lippi. Con qualche discussione in merito si pensa che il primo intervento insieme di Masaccio e Masolino nella cappella Brancacci è la risurrezione di Tabita del 1424. Le figure centrali, così cortesi ed irreali, dallo sguardo sognante, sono dovute alla maniera tardogotica di Masolino, mentre la verità di rappresentazione nel fondale architettonico dovrebbe essere una scelta di Masaccio. Il battesimo dei neofiti è invece del solo Masaccio. Elementi del tutto nuovi sono l'impostazione prospettica, che crea libera circolazione di spazio tra le figure, e un'ampia zona di vuoto attorno all'uomo che sta ricevendo il battesimo. Il Vasari ammirava molto la figura di questo nudo che trema dal freddo. Secondo lui, condotto con bellissimo rilievo e dolce maniera, il quale dagli artefici vecchi e moderni è stato sempre tenuto in reverenza e ammirazione. Masaccio riesce quindi a rendere le sensazioni fisiche dei suoi personaggi, i loro sentimenti, la loro concretezza e completezza umana, ma si tratta di una umanità naturale, universale, e non più di quella artificiosa e ricercata propria del mondo cortese. La differenza tra i modi di Masolino e Masaccio si nota dal confronto tra la cacciata di Adamo ed Eva dipinta da Masaccio sul pilastro sinistro della cappella e la tentazione di Masolino sul pilastro destro. Masaccio costruisce le forme dei corpi, i loro movimenti e la tragica espressione dei volti dal contrasto fra luce ed ombra. Masolino resta all'interno della sua cultura pittorica, con queste pose ed espressioni nobili e pacate. A questa prima fase dei lavori della Cappella Brancacci risale un'altra opera di collaborazione, la Madonna col Bambino e Sant'Anna, per la chiesa di Sant'Ambrogio. A Masaccio spettano la Vergine, il Bambino e l'Angelo Reggicortina sulla destra. Masolino realizza la figura di Sant'Anna e gli altri angeli. Anche qui, rispetto ai modi di Masolino, si nota la presenza fisica delle figure di Masaccio, la piena volumetria delle forme tornite dalla luce. Nel 1425 probabilmente i due artisti fecero un primo viaggio a Roma per realizzare opere terminate in seguito, come sono considerati gli affreschi in San Clemente. Nello stesso anno però Masolino partì per l'Ungheria, dove rimase fino al 1427. Masaccio continuò da solo la cappella. A questo periodo risale il Tributo, che unisce una rigorosa prospettiva del paesaggio e delle architetture ad un ulteriore avanzamento verso l'esaltazione della postanza fisica e della dignità morale della figura umana. Probabilmente l'ultima opera di Masaccio fu l'affresco della Trinità nella chiesa di Santa Maria Novella, con figure di impianto monumentale inserite in una grandiosa finta architettura ispirata agli archi di trionfo romani e realizzata secondo l'impianto prospettico brunelleschiano. Al centro Cristo e il Padre Eterno, in basso la Madonna e San Giovanni, ancora più in basso i committenti, adoranti l'immagine sacra. Nel 1428 Masaccio tornò a Roma con Masolino, ma qui improvvisamente morì. La sua arte fu di grande insegnamento ai pittori del Rinascimento. Finiamo qui perché vi lascio il video di approfondimento che trovate sul nostro sito